Signore, eccoci qua ancora una volta qui su PG Sports al cast dell'Ask virtuale di Dude Noise affiancato da Moon Boy e siamo pronti per procedere all'interno di questa seconda Best of 3 che vede per l'appunto i Nongshim Red Force contro i T1. Eh già, abbiamo Nongshim Red Force a match point, dopo essersi portati a casa il primo game di questa serie. E adesso voglio vedere un pochino se i T1 riescono a ritrascinare la serie dalla loro, perché è stato un game bello convincente, è stato un game bello determinato, è stato un game ben eseguito, soprattutto da quel team fight che ha rotto un po' la partita in poi, con i T1 stessi che hanno cercato l'aggressione, hanno cercato di premere il grilletto, di cogliere gli avversari alla sprovvista, ma è stato un bellissimo parata e risposta da parte dei Nongshim Red Force che si sono aggiudicati il team fight, il Baron e poi un push, una pressione, un assedio insostenibile dai loro avversari. Sicuramente penso che una delle principali cose da andare un pochino a rivedere per i T1 a questo giro sarà anche alcuni elementi della draft o principalmente anche poi come andare a sfruttarli, perché non è la prima volta che vediamo campioni come questa Kalista essere un pochino selezionati. Kalista è una di carry che se la cava molto bene in fase di corsia, molto potente, molto fastidiosa da gestire, e abbiamo visto arrivare a minacciare anche talvolta Dokdam dall'altro lato a questo giro. Però c'è troppa poca pressione in quell'early game per costruire una comp dove hai dei campioni che poi a un certo punto perdono molto di rilevanza. E soprattutto nessuna rete di sicurezza nel caso le cose vadano male. Una volta preso quel barone per i T1 era impossibile reggere l'assedio, era impossibile pulire le ondate, era impossibile rispondere ai Nongshim che semplicemente si presentavano e prendevano tutto quello che c'era. Assolutamente, questo quindi ricordiamo li porta già su quell'1-0, essendo una best of 3 sono già al match point, i Nongshim Red Force sono un passo quindi da mettere già un bel secco 2-0 a quello che ovviamente sarebbe uno smacco totale per DT1 che vogliono assolutamente recuperare quanti più punti possibili perché abbiamo detto, siamo ormai nel girone di ritorno, siamo ormai a, non le battute finali, ma si comincia per l'appunto a intraprendere il sentiero verso quelle che poi saranno le battute finali. Come abbiamo appena fatto per appunto con il PG Nations, che questa settimana prende pausa e poi riprenderà per appunto con i playoff. Finita la regular season, poi è un passo. Abbiamo i playoff, abbiamo i quarti, abbiamo le semifinali, abbiamo le finali, poi il mondiale, le messa. Basta, Già. basta, che poi mi elettrizzo, ma siamo ancora lontani, lontani. Siamo ancora Un in po' sì. Eh vacanza mode, tra sì. virgolette. Sì, siamo ancora ai primi di luglio, d'altra parte. Dobbiamo aspettare ancora un agosto inoltrato per vedere poi i playoff e le finali per l'appunto, che vanno a risolvere una classifica di LCK che si blancia verso un mondiale in maniera abbastanza caotica, dove arriviamo a, beh, sì, ok, Vanda Gen.G, Killa Monkey Diana, probabilmente arriveranno a quel mondiale. Questi would agree Nongshim, a quanto probably that pare, humanity doesn't fermarli exist. diventa veramente difficile. E And if poi somewhere all'inseguimento chi those on c'è? the Una plane marea can di squadre. imagine, T1 vorrebbero those quel quarto down to posto, gli Africa Freaks lo might be vorrebbero, home gli to the Sandbox lo greatest vorrebbero, city of gli any Yamalife che si stanno world. riprendendo lo Shadow vorrebbero. Insomma, ci sono così Shadow tante Moon squadre su Shadow Moon quell'inseguimento and he che goes in and sarà tries una to kill conclusione di Killa stagione Monkey veramente elettrizzante. and he's been teammates with some Intanto of the però legends and possiamo Junior assaggiare un Nash po' gli and highlights as we del all Player of the know Game he di questa prima comes to partita, che è life ovviamente on Peanuts, che the si porta a field casa and quel he incredibile offers risultato con un 4-0-5, ma ancora una undefeated volta, at Diana, Evo spettacolare. undefeated at Io Evo he fights Ezreal era da un bel po' che non la and vedevo Ezreal effettivamente goes sul in grande for the kill schermo and e he fights sono Ezreal contento di averla and adesso they vista, always go perché in to find and they 12 su always 12! go down Wow, no one sono throws terrible tutti. shots Come ti trovi, Moon, rispetto a questa always votazione? assolutamente condivisibile. Ah, Questo sono game 3. è Allora, stato 14 su 14. Questo game è stato ben controllato da Peanut fin dalle prime fasi di gioco. Diciamo che era una di quelle situazioni dove l'abbiamo menzionato più volte. Non sta succedendo molto, non ci sono tanti kill che volano di qua di là, un primo sangue molto lento e controllato, ma continuamente i Nongshim avevano quel vantaggio grazie a un'ottima pressione sulla top lane con quello Gnar che va completamente schiacciato a Akali dall'altro lato, ma soprattutto anche grazie a una differenza che nella giungla continuava a crescere in maniera sempre più marcata, portando Peanut ad avere degli ottimi inserimenti nelle prime aggressioni, nelle prime fasi di gioco e poi saper punire molto bene su quegli obiettivi nel mid game e convertire il successo in una vittoria. Diana sempre protagonista di questi inseguimenti, di questi pick finali, ed è un campione che, come menzionato, qua nel CK sta ottenendo una priorità veramente stellare, anche perché ci sono altri jungler che spesso ricadono nel mirino dei ban, come quello Xin Zhao che vediamo ormai permabannato, come quel Nocturne, sì, che si flexa ma ha la possibilità di inserirsi in quella giungla, ma comunque non sembra poterla vedere in alcun modo. Diana spesso scivola un po' tra le dita di molte squadre e i giocatori che vanno a prenderla, se capaci, riescono a mettere giù veramente una gran bella performance. Già, assolutamente. In ogni caso, T1 passano adesso loro dal blu side. Vediamo se questo cambierà effettivamente le cose. Vedremo cosa e
come riusciranno a modificare la loro strategia, la loro composizione, sfruttando per appunto il first pick. È qualcosa, come ho detto, dovrà cambiare secondo me. Questa draft non l'ho trovata ottimale per gestire eventuali problematiche che sarebbero sorte. Era una draft molto buona sull'esecuzione diretta, ma che faceva fatica a riprendersi nel caso qualcosa andasse storto. E penso che quella sia sempre qualcosa da implementare. Una piccola rete di sicurezza, in caso di incendio rompere il vetro. Qualcosa serve nelle composizioni, altrimenti si fa la fine di quel game precedente dove potresti vincere molto forte, sì, ma un passo falso e finisci per perdere molto forte. Già. Selezione dei campioni, eccoci qua, prima fase di ban. Vediamo subito quella Diana rimossa, ovviamente. Player of the game, non a caso. Decisamente già. Un ottimo target. Peanut ormai su questo campione sta scalando sempre di più la sua priorità all'interno della giungla. L'abbiamo visto prevalentemente adagiarsi su questo pick ultimamente, adesso soprattutto che su questa 11.13 il Rumble è un po' sceso di priorità. Peanut ricopre molto facilmente il ruolo di jungler da danno magico nella sua composizione, anche perché Gori, lo vediamo, è così amante dei midlaner fisici. Set, il suo campione più giocato, ha integrato perfettamente l'identità di questi bruiser da midlane all'interno dell'identità del team, e questo permette appunto a Peanut di andare libero con questi maghi, con questi duellanti assassini magici. In ogni caso staremo a vedere, perché per appunto Xin Zhao risposto così come Nocturne per Nong Xin, ormai ban abbastanza scontati per l'appunto, adattamento per appunto in quel Gnar Diana, quindi anche comunque in quella parte superiore Kanna non ha avuto vita facile, ed effettivamente la prima torre è proprio caduta in quella corsia superiore, e Kanna stesso ha avuto parecchie difficoltà comunque con ovviamente Peanut, che ha dato quel raddoppio non di meno importante. Decisamente la fase di corsia è stata un inferno per Kanna. Quella Kali non si è trovata affatto bene fin dai primi istanti. Abbiamo visto Rich andare a spingere molto bene sull'aggressione, molto bene sul range, e questo ha affossato Akali, impedendole di avere un inserimento particolarmente rilevante nelle fasi iniziali di gioco. Arriviamo con l'ultimo ban di questo Jace, e Ziggs ancora disponibile per chiunque voglia cacciarlo fuori. Vediamo se i T1 gli danno così tanta priorità ad andare a first pickarlo, oppure se Doctan potrebbe mettere le mani sul suo Yordle esplosivo in quella corsia inferiore. Chissà. Ovviamente quello Ziggs è adesso libero dai ban, e infatti T1 giocano proprio su questo. Cosa ci vuoi lasciare? Vuoi lasciare quella Jace, uno Xin Zhao, un Nocturne? Questo tutto immagino che i Nong Xin possono andare verso quella Nocturne, magari anche una Kali. Vediamo. Akali è ancora disponibile, Lucian è ancora disponibile, che ha avuto una gran bella performance già, anche lui in quella mid lane per Gori, e quindi penso che per i Nong Xin magari un duo di, per l'appunto, Lucian più jungler da danno magico sia un buon avvio per Peanut. Potrebbe arrivare un Lucian Nidalee magari, se Peanut vuole andare a riproporre questa sua, questo suo pick abbastanza caratteristico. E poi vediamo anche su quelle solo lane, sull'altra solo lane meglio, visto che Lucian ci aspettiamo vada sulla mid lane, sulla top lane, cosa vorrebbe andare a proporre Rich. Sarà comunque un Renekton preso prima che i T1 possano rubarlo. A quanto pare Rich vuole puntare nuovamente su una fase di corsia bella forte, bella prepotente. Trovo anche abbastanza d'accordo con questa scelta. Vediamo i T1 dove vorranno fare quel raddoppio. Andiamo a vedere. Beh, l'opportunità di muoversi su campioni ancora flessibili è ancora ben ampia. Sia Viego, sì, c'è ancora che Kali, Lissina, Diego, Gwen, c'è di tutto. Assolutamente, tutti questi campioni sono ancora disponibili, e sono quei picchi che, come sempre, diciamo un po', prima li picchi meglio è, perché esatto, comunque nascondi informazioni ai tuoi avversari. Sai che quello è un Viego, non hai ancora idea di dove possa andare, se lo giocherà Kanna, se lo giocherà Faker. Hai ancora una grande versatilità di questi campioni. Mentre per i Nong Xin, già soltanto Lucian e Renekton, ti aspetti che siano i solo laner, ti aspetti che siano rispettivamente mid e top, quindi ci sono poche incognite per i T1 che possono adattare molto facilmente la loro draft adesso. Assolutamente, quindi staremo a vedere per l'appunto come vorranno destreggiarsi in questi pick. Arriverà un Volibear che ancora una volta può andare in top come in giungla. Già. Tipicamente lo vediamo in jungle in questo split, questo di è LCK abbastanza diffuso, ma è un matchup storico contro la Nekton su quella corsia superiore, quindi non mi stupirebbe vederlo fare capolino su quella top lane nelle mani di Kanna. In ogni caso i T1 hanno tutto il tempo del mondo per rivalutare eventuali flex e
ultimarli nella seconda fase di gioco. Una Yumi arriva qua per Kellyn prima di muoversi verso la seconda fase di ban. Yumi è un campione che abbiamo avuto un punto di riferimento molto recente nel nostro PG Nationals, quel game conclusivo della regular season, Axolotl contro Machoke. Yumi Renekton, una combo che ha terrorizzato i Machoke in ogni team fight prima che trovassero il modo di giocare attorno alle corsie laterali per forzare la separazione del team avversario. E sappiamo che Yumi Lucian non è da meno. Trovare un campione che ha quella mobilità, che ha quella volontà di andare in, potersi portare dietro l'epilogo, il sustain di Yumi e tutti quei danni bonus, è un potenziale veramente alto. E mi viene quasi da domandare, Kellyn, verso quale interazione di Yumi vorrà muoversi, perché sono le Yumi quelle più tipicamente supportive, da pietra di luna rinnovata, che portano sempre più guarigioni, sustain. Ci sono anche le Yumi da tempesta di Luden, che vogliono proprio andare pesante sul danno, neanche ci trovassimo al tempo di Yumi Garen. Hai rispolverato antichi ricordi. Chissà. In ogni caso, Set viene quindi rimosso, affronta anche di quella Nidalee, arriverà Nautilus. Ma già adesso qualche ban verrà magari speso per appunto il lato support, come hanno appena fatto in Longshin. Mentre invece il lato Tijuana, avendo già ovviamente la certezza di quella Yumi come zona supportiva, magari potrebbero andare a fare un raddoppio su un AD Carry o il Jungla stesso. Penso che il focus a questo punto sia di limitare forse un'altra scelta di jungler magico, visto che abbiamo già due sovraner fisici. Un ban sul Rumble comunque lo lancerei. Infatti, eccolo qua, perfetto. Arriva la conferma adesso per quel campione, spingendo magari Peanut su qualcosa di un pochino addirittura meno tradizionale in questo caso. Mi viene da pensare un po' quali alternative potremmo ancora vedere. Potremmo vedere quella Gwen mossa verso la giungla. Verso la giungla, potremmo vedere forse una Lilia, se vogliamo dare qualcosa di antico. Peanut ha un game di Echo dalla sua, se vuole portare quel danno magico, ma sembra che ci sia un'identità, una volontà di andare su un profilo invece abbastanza fisico, con un pick in botlane ancora da rivelare. Abbiamo visto dei counter pick creativi arrivare contro questo Ziggs, abbiamo visto addirittura la Morgana di Deft, quindi non è da scartare l'opzione che possa arrivare un pick AP per Doctam su quella corsia inferiore da affiancare a quella Yumi. Già, stavo pensando a un Lee Sin, però poi alla fine non mi posso nemmeno lamentare, tra virgolette, non mi posso neanche essere troppo contrario di un Olaf, perché ovviamente Olaf in Berserk mode più una Yumi è grosso. Se vuoi arrivare a Ziggs, se vuoi arrivare a eliminare diversi controlli dalla parte loro, puoi farlo. Assolutamente. Ryze quindi selezionato. E ora vediamo chi a fianco di Ziggs vuoi mettere. Ovvero abbastanza peculiari, non so se Carrie vuole riandare su quelli Sin. Abbiamo visto giocare Lee Sin affiancato a Sen, ma support, un caso abbastanza limite, quindi infatti tornerà un pick molto più convenzionale. Quella Leona che ha avuto un buon avvio di partita nel game precedente, purtroppo non è riuscita a chiudere fino in fondo. E adesso è il momento di svelare le carte, non Red Force. Quale sarà il pick finale? Ok. Ovviamente Lucian andrà giù palesemente. Non mi aspetto, anche perché se mi giocavi per sbaglio, faccio un esempio, qualcuna, adesso non c'è nessuno che può andare in giungla eccetto quell'Olaf, ma se giocavi qualcos'altro e Olaf lo mettevi in bot con Yumi, io adesso me ne andavo, avevo un biglietto aereo, anzi uso il jet privato del mio gatto, tiravo dritto fino alla Corea. Arrivavo in diretta, vedevo uno scappellotto al coach col grido di Garen e dei Macha. Comunque, scherzi a parte, questa è la formazione quindi dei T1 e dei Longshin Red Force. Longshin che quindi provano, in realtà entrambi flexano pesantemente le possibilità. Lato T1 c'è forse un pochino più di Ziggs come unica vera sorpresa, poi ovviamente Ryze che piano piano sta tornando su, ma lato Longshin è un bel pericolo, è un bel rischio, high risk, high reward magari, però il rischio è tantissimo, potrebbe non funzionare anche solo qualcosa di una composizione altamente fisica per bruciare poi tutto. Già, anche se si sono coperti bene le spalle con quella speak di Akali, certo, l'inserimento di danno magico a fianco anche di una Yumi che a questo punto immagino a maggior ragione vorrà muoversi su un'intimizzazione un pochino più aggressiva su quel potere magico, segna innanzitutto il ritorno di Lucian sulla corsia inferiore, un ritorno che molti tiratori di vecchia data attendevano da tanto tempo, e accoppiato a quella Yumi fanno veramente una bella combo, una delle prime combo con Yumi che abbiamo avuto modo veramente di vedere in competitivo quando Yumi era appena uscita nel parco campione di League of Legends.
Wow, stiamo a vedere, signori, perché siamo finalmente in game. Partono subito un po' di colpi con Kellyn che immagino cercherà di roamare il più possibile per quanto gli è possibile. Un profilo molto difensivo per Kellyn in ogni caso, con sfinimento e guarigione da affiancare alla purificazione che invece Doctan ha selezionato sul suo Lucian. Ti trovi comunque contro una lane di Leona che applica non certo pochi controlli, poche minacce, poche aggressioni, quindi meglio essere prudenti da questo punto di vista. Adesso c'è da dire, guardando queste due squadre, si nota appunto quel profilo di danno. È stato un po' salvato in corner dai Nongshim. Lato T1 ci sono molti danni magici. Il fatto di aver implementato uno Zig sulla corsia inferiore, ma mantenuto un mago sulla mid lane, un jungler come Volibear che comunque ha in parte danni magici all'interno del suo kit. Anche Leona stessa porta bonus di danni magici con i proc della sua passiva e quant'altro. Molta della responsabilità del danno fisico sarà affidato a Kanna. Ed è una responsabilità bella alta da prendere perché abbiamo visto Rich quanto è stato prepotente nella partita precedente, quanto ha saputo affossarlo, e a questo giro ha un Renekton, che è forse un campione ancora più minaccioso con cui cercare di prendere il via. Quindi sarà importante per i Nongshim avere un buon modo di accumulare quella resistenza magica, perché sicuramente è la fonte di danno più minacciosa che possono presentare i T1, senza dubbio. Un po' di aggressione, lo vediamo proprio appunto. Dogdam pesantemente danneggiato, persino Keria, colpo dopo colpo a forza di spadate. Cerca di dare quanto più pressione, anche perché è un po' come la Vladimir Strategy, no? Devi cercare di aggredirlo il più possibile perché altrimenti lui rimarrà sempre full vita. Con Yuumi devi cercare di aggredire il più possibile il proprio compagno affinché Yuumi finisca il mana, perché se no loro continueranno a farmare, tu continuerai a perdere vita e lui continuerà a rigenerarla e presto o tardi tu perderai la corsia a prescindere. Già, non è una cosa particolarmente complessa. Zigza ha comunque un buon poke e Yuumi ha dei costi mana molto proibitivi, il che non le permettono di essere così liberale con le sue guarigioni, ma deve utilizzarle in maniera oculata e soprattutto sfruttare anche appieno il resto del suo kit, cercando di trovare il più spesso possibile proc di quella fascia del flusso per incrementare il suo mana e trovare poi quel sustain al massimo delle stack. Prima o poi, sì, i Nongshim ritorneranno in una posizione in cui possono giocare questa lane in maniera un pochino più sostenuta e efficace, ma fino ad allora sono attaccabili, sono aggredibili, anche perché Lucian non è il tipo di campione che difende bene la fase di corsia. Incontro tra i jungler, però. Eccolo qua, per appunto si incontrano e questo sarà già un primo sangue nel mare di casa, si parte molto bene per Volibear. Già, ottimi movimenti, ottima priorità della bot lane. E Peanut, purtroppo, senza quel flash, ha provato a popare la spettralità. Ma Kerry è molto bravo a raggiungerlo, flashare, chiudere le distanze, assicurarsi quindi quel controllo e l'uccisione per il proprio jungler. Per evitare che ci possano essere stranezze di qualsiasi tipo. Ottimo avvio per i T1 in questa partita. Assolutamente, già un buon primo sangue, che ovviamente avvantaggia un Volibear. Certo, nella sua dimensione un pochino più tankosa, ma è comunque un buon via, rallenti il farm di un Olaf, e a differenza di Olaf, adesso vedremo anche la sua dimensione, ma nel late game perde già un po' di più e non ha uno stordimento, non mantiene quella mini utility del flash stun che può avere invece Kaz col suo Volibear. Ancora una volta aggressione su Rich, costretto quindi al flash, riuscirà quindi a salvarsi, viene rotto la cuffia. Strano che Kanda non abbia provato il colpo Gob, però la vicinanza con la torre, magari i danni che ovviamente a questo minutaggio sono infimi, non sono bastati, non sarebbero bastati. No, purtroppo non vanno a chiusura, Rich. Bravo reattivo con quel flash. Trova anche il sustain della Q, se non sbaglio, prima di allontanarsi. Mentre qua abbiamo modo di vedere nuovamente questa aggressione di casa che, ben coordinato con la sua squadra, come vediamo dalla minimappa, un inserimento netto che impedisce qualsiasi via di fuga a Peanut. L'ha trovato proprio nel momento perfetto del suo clear. Un'ottima mappatura dei movimenti avversari. Kaz ha letto benissimo questo early game. Assolutamente, poi ribadisco, è un buon inizio per questi T1 che ovviamente cercano quel punto di pareggio per arrivare a quel terzo game. Prossimo a vedere perché comunque siamo ancora a quei primi minuti. Ziggs può rivelarsi la carta vincente. I Nongshim hanno rischiato e anche tanto come questa competizione. Stiamo a vedere comunque. Già, l'avanzamento non va a sfavorire troppo i Nongshim. Il duo di Akali e Lucian possono essere dei carry da teamfight veramente letali. E con due Bruiser, con due lottatori come Olaf e Renekton, immagino che la grande complessità di Tuan sarà proprio affrontare quei teamfight.
Hanno un campione come Viego che contro campioni anche resistenti corpo a corpo se la cava molto bene, ed è un Viego che questa volta si piazza sulla top lane, quindi con entrate di risorse anche più efficaci di come l'abbiamo visto invece in giungla durante il game precedente. Non dovrebbe fare troppa fatica Kanna a mantenersi su un buon ritmo di acquisti per essere comunque una minaccia anche nelle fasi centrali e finali di partita. Però bisogna sempre puntare gli occhi sulla combo che i Nongshim stanno cercando in quel teamfight, su portare quei duellanti, quei bruiser, quei rotatori con quella Yumi addosso, con tutti i danni presentati anche da Lucian e Akali. Ma Pinata è in fuga e mi sa che qua dovrà cercare l'execute già. A Pina triste non c'è veramente molto da fare per lui. Ma sto giro neanche l'execute, parlare di fuga, ma Pinat senza ovviamente avere quel flash. Faker si porterà a casa quindi l'uccisione ancora una volta. Un'altra buona kill per T1, data nelle giuste mani, e purtroppo un altro piccolo passo indietro per Pinat nel tentativo di ripresa di questo early game. Ha cercato di ottenere risorse dove invece gli avversari non le stavano privando, ovvero la stessa giungla di Kaz, ma purtroppo senza successo. Pinat un po' indietro, sta finendo sempre più indietro, ancora livello 4 con questo Olaf. Deve al più presto rientrare in gioco, altrimenti arriveremo in un mid game dove si troverà molto male a dover affrontare le schermaglie. In ogni caso è già un vantaggio iniziale che si sta concretizzando sempre di più su quelle 1100 unità, 1400 unità che vanno già a spaziare comunque sulla gold lead. Hongxin ovviamente sono ancora abbastanza vicini, d'altronde un vantaggio del genere a questo minutaggio è abbastanza diciamo futile per adesso, non è così di grande impatto. Piano piano è qualcosa su cui puoi iniziare a costruire, non poco oltretutto, siamo a malapena a 7 minuti di gioco appena passati, quindi già quasi toccare le 2000 unità con libera pressione su alcune strutture lascia i T1 in un'ottima posizione. Comunque la loro è una composizione con pick come questo Ziggs che facilita molto bene anche un eventuale snowball. Voglio vedere adesso sullo spawn di quel messaggero come si muoverà la priorità, vedo già un carry che si sta dirigendo verso la corsia centrale, che si sta allontanando dalle aree avversarie, sa molto bene quindi dove andare a puntare la priorità. E qua di nuovo, punto di vista di Kaz, ping continui, certezza, va quasi a colpo sicuro sul fatto che troverà Pinat in quel quadrante di giungla. Di nuovo, un ottimo capacità di tenere traccia dei movimenti del suo avversario e di identificare perfettamente la sua posizione per favorire un'altra kill. Per adesso, ancora una volta, raccolto di risorse come sempre. Breve attenzione al flash appena utilizzato, a quanto pare, da Guma Yuzi, questa corsia inferiore. Un'aggressione a quanto pare proposta da Doctan. Primo messaggero per i T1, primo drago della nuvola ancora disponibile. Oh, si parte con un'aggressione sotto sfinimenti, poche HP per il generale Dogdam, è un facile dive 2v1, considerando che Ellen comunque 3 summoner spese. Ben fatto, questa mi piace molto come risposta da parte dei Nongshim, perché sì, hai investito le summoner spell, ma ti sei preso una facile kill lasciando scoperto un lato di mappa attorno al quale gli avversari non stanno giocando. Carrie si era spostato, come menzionavo prima, delle play verso la top side per aiutare la pressione su quel messaggero, e questo ha permesso il dive, pressione sulla torre e pure questo primo drago per i Nongshim in cambio soltanto di quel messaggero. Quindi è un messaggero che adesso i T1 devono riuscire a sfruttare in maniera concreta, persino magari forzare una prima torre se possibile, altrimenti sarà una spesa abbastanza dura da impegnare. Attenzione però all'aggressione con Kaz, costretto alla fuga con il flash, riuscirà a salvarsi per rotto la cuffia. Questa è un'altra uccisione in ogni caso, purtroppo resa dai T1. Già, purtroppo qua Gori un po' impreciso nell'esecuzione, non trova una suprema pulita, esce dalla cortina fumogena, si espone a quel danno con la capocciata del messaggero, con il round di Guma Yuzi. Questa era semplicemente una carica da mettere sotto la torre, una facile prima struttura. Come dicevo, il prezzo da pagare per quel messaggero è stato sicuramente ampio, ma i T1 hanno saputo ripagarlo con questa azione. Replay invece di questo dive, eccolo qua, qui è partita finalmente l'aggressione con la superba di Dokdan, che ha forzato quindi Guma Yuzi al flash, e poi a quel punto semplicemente è stato abbastanza facile partire con sfinimento. E Kayn tra l'altro non è neanche livello 6, non che servisse, però ok. Sì, alla fine è stato un dive molto semplice, abbiamo visto Ziggs è riuscito persino a pulire l'intera ondata, ma non gli è servito a niente. Qua per l'appunto Gori fa il passo con la Suprema fuori dalla cortina fumogena, Faker può tranquillamente lastittarlo.
Purtroppo Peanut non avere questo flash lo sta un po' penalizzando. Poteva cercare l'inseguimento, sì, ma Kaz basta balzare oltre il muro e improvvisamente il vichingo deve restarsi. Non c'è modo di trovare accesso a Volibear, che è sfuggito con così pochi HP. Siamo 3-1, quindi per i T1, ma già oltre 3000 gold di vantaggio. Grazie a quella prima torre, guarda quanto è ricco, quanto sono profonde le tasche di Faker in questa partita. Assolutamente, il vantaggio... Se prima stavo dicendo che proprio il vantaggio a questo minutaggio era ancora abbastanza non così di impatto, già dobbiamo iniziare a entrare in una nuova logica per l'appunto di... posso dire, di temizzazione con soldi che per appunto vedono già diversi oggetti mitici per alcuni, mentre per altri ancora componenti, come la doppietta di frusta dei picchi di ferro per quanto riguarda Renekton e Peanut stesso. Quindi ovviamente ci bisogna fare un check ad ogni minutaggio. Ma ancora una volta su Guma Yuzi, Dogdam, parte l'epilogo e per Dogdam è facile per i reami cercare di far desistere l'aggressione, alla fine però comunque l'uccisione è consumata. Eh già, questa è l'aggressione del duo Lucian Yumi. Poco da fare per Guma Yuzi, non aveva quel flash, non aveva modo di difendersi. Anche la Suprema è servita poco per prendere priorità sulla corsia con la mobilità di Lucian, con i controlli e i danni di Yumi. Poco da fare veramente. Adesso chissà che anche Kerry non finisca nelle mire dei Nongshim. Peanut dietro l'angolo, ma con Kaz nelle vicinanze un po' più di esitazione forse l'avrei. Fiammata da parte di Kerry ancora una volta, l'ingresso poi di Kaz. Il primo a cadere è proprio Kellyn, che non riesce a ricondurre il team a Dogdam. Un Suprema cosa riesce a fare? Come riesce a rispondere? Mentre invece il corsia centrale Faker sta bullizzando pesantemente Gori. Cerca l'inserimento, salto con Shuriken, cerca l'1v1, buoni anche i danni. Utilizzo della Suprema ancora disponibile, si lancia dentro, l'1v1, se la porta a casa! Gori! Wow, che controllo! Che pazzesco! Che controllo da parte di Gori, che... pazienza in questo duello molto delicato, nervi d'acciaio, pochissimi HP nel far partire il tutto, ma comunque aspetta ogni singolo movimento di Faker. Rivediamo tutto perché c'è veramente tanto da analizzare, a partire da questa botlane. Dogdam scatta in avanti, epilogo, e Guma Yuzi ha utilizzato quella carica per cercare di spostare l'avversario invece che fuggire lui stesso, e questo l'ha imprigionato sotto l'epilogo. Qua molto bravo Kerry a focalizzarsi su Kellyn, visto che appena Yumi viene toccata da quei controlli, hai il reset sul cooldown della W, non può unirsi alla sua squadra, una facile kill su un bersaglio fragile, ma bravissimo qua Dogdam a trovare il tap di Tempesta Impetuosa per quel danno bonus sugli HP mancanti e dare il colpo di grazia. E qua rivediamo invece, guarda Gori come aspetta su quella seconda attivazione della Suprema. Salto con Shuriken, auto-attack potenziato, ne carica un altro, sa che i danni non saranno abbastanza, sa che Faker si aspetta che con quell'auto-attack che porta Ryze in range di esecuzione, Akali parta con R2 e infatti attende, lancia l'auto-attack, aspetta il flash di Faker, punta il bersaglio, chiude. Meraviglioso. Assolutamente, un 1v1 pazzesco, e in un momento tale dove tra l'altro in corsia inferiore si era appena consumato quell'1v1, cioè meglio quell'1x1 tra Yumi e poi Keria, gli supporti che sono caduti in mano di Kaz e di Dogdam stesso. C'era la seconda torre che stava venendo pesantemente danneggiata, Faker in pesante vantaggio grazie anche a quello del messaggero in mid, Gori pesantemente danneggiato, ultimizzazione praticamente assente se non componenti contro un gelo perenne, pazzesco. Ora però attenzione, vediamo su Kerry ancora una volta l'aggressione, Peanut con Berserk che trova facilmente la via di fuga, poi consuma velocemente anche un po' di mine per terra per liberare lo spazio, canna in fuga, potrebbe comunque non bastare, alla fine arriverà lo stordimento, repositioning, ma Gori è lì. Gori a caccia. Gori a caccia. Sarà facile per Viego trovare Shuriken. La fuga. Regia? Oh. In realtà! Ma sai che... corre, vediamo se la torre... Okay. Ma sai che... potrebbe farcela. Sai che mi sa che ce la fa Lupin. Potrebbe riunirsi alla sua squadra. Kaz e Faker vanno ad aiutarle. Alla fine la fuga pazza di Kanna lo porta verso la salvezza. In ogni caso sono uccisioni guadagnate per i Nongshim e questo secondo drago. Messaggero aggredito nel frattempo da IT1, che dovrebbe riuscire a compensare almeno in qualche modo questa leggera perdita. Kaz e Faker, sì, puntati sull'obiettivo, ma ti vediamo sorreggere il peso di questa partita in maniera abbastanza responsabile. 2-0-2, 2-1-0. Sono loro che devono trascinare la squadra oltre la linea del traguardo, perché per adesso non sta andando molto bene. Il vantaggio in gold viene mantenuto, ma pensa quant'era qualche istante fa. I T1 avevano quelle 3500 unità d'oro in tempismo rapidissimo. I Nongshim l'hanno portata quasi nemmeno 1000. Wow, che incredibile tumulto. Ancora una volta, attenzione.
Rich cerca la fuga del teletrasporto per cercare di far desistere l'ultimo colpo. Comunque basterà Faker per l'uccisione, ma ancora una volta Gori a caccia. Provo una facile uccisione, purtroppo. Il salto non permette la via di fuga di casa. Devo capire bene cos'è successo lì, perché capisco l'idea, fai finta di uscire, poi ulti dentro per avere gli HP bonus e vai via con il portale, ma penso che, questo mi metto io il cappello da detective questa volta, penso che durante la ulti di Volibear sei inarrestabile, quindi penso che... Quindi con le spell dei tuoi compagni? Credo proprio di sì. Perché anch'io ci avevo pensato una cosa del genere, probabilmente non mi sono voluto sbilanciare perché... Non pensavo che esistesse il fuoco amico in alcune situazioni. Allora, dipende. Perché l'inarrestabilità ha delle circostanze particolari, visto che ci sono dei controlli alleati che hanno anche influenza su di te. Ad esempio, la piantina esplosiva. La piantina esplosiva ha delle interazioni diverse a seconda di se lo attiva un avversario o se lo attiva un alleato. Ci sono alcune invulnerabilità ai controlli che... Se un avversario sta cercando di sbalzarti, non funzionano. Se invece lo stai facendo tu o un tuo alleato, funziona. E penso che la ulti di Volibear non abbia quella stessa codificazione. Ma attenzione ancora una volta. Lockdown subito aggressivo ai danni di Kaz. Sfruttano molto bene il fatto che questo Volibear metterà un bel po' per diventare veramente tankoso. Ancora abbastanza vulnerabile sotto certi aspetti, deve stare molto attento. Doctam si è salvato da quell'aggressione impegnando diversi cooldown, però questo Lucian sta iniziando a diventare terrificante. Ha due interi oggetti con quel predatore d'assenza, adesso sta diventando una bella minaccia, mentre rivediamo ancora una volta quel teamfight in precedenza con il primo pick su Keria. L'arrivo del teletrasporto è stata una buona intenzione da parte di Nonshin, andare a chiudere direttamente, perché tanto Gori con quella cortina fumogena sta zonando il resto dei T1. Né Kaz, né Faker, né Gumayusi hanno modo di unirsi al teletrasporto di Kanna, che comunque abbiamo visto trovare quella fuga miracolosa, ma blocca l'intera intenzione di T1. Questo dive è stato delicato, quanto anche alla fine ben eseguito. Quell'ultimo colpo di Faker sembra veramente quasi sull'ultimo pixel va a prendersi la kill. E di nuovo, riosserviamo questo attimo, ma sì, era decisamente dentro e c'era ancora decisamente la scritta dell'inarrestabile sopra Volibear, il che mi fa pensare che abbia ignorato il controllo del essere trasportato con il portale dei rami. Nulla da dire. Adesso i T1 sono in completo controllo comunque della giungla avversaria. Si lanciano quindi all'interno di essa come se non ci fosse un domani. Ancora una volta aggressione, cercando l'inserimento sotto quella torre. Doctam pesantemente danneggiato. Kaz però suprema con torre disabilitata. L'ingresso. Faker però è della parte sbagliata. Troverà comunque l'uccisione. Poi uscita quella stasi, troverà comunque l'ascia di Pinot ad attenderlo. Aggressione su Kanna con il follow up di Epilogo. Lo bloccano un'altra volta l'ancora. Rich mezza passi, cerca l'inserimento. I danni potrebbero passare l'ultimo colpo. Keria ha rischiato grosso. Alla fine però sarà un 1 per 1. Potrebbe comunque ancora esserci quanto volontà di inseguire con quella Yumi. Hai rallentamenti, hai la velocità di movimento aggiuntiva. Potrebbe esserci la volontà di continuare, ma verranno poi alla fine arrestati. Purtroppo Nonshin carenti di Gori in questo trade, si sente la sua mancanza. Sarebbe andata molto meglio alla fine un trade di 1 per 1. Con Faker in missione sembrava praticamente suicida su quel portale di reame, ma guarda Doctam quanto bene si muove attorno ai controlli avversari, quanto in profondità sono andati a cercarlo i giocatori dei T1, e soltanto alla fine Faker, che ha investito di tutto, è riuscito a portarselo a casa morendo pochi istanti dopo. Un prezzo decisamente alto da pagare per la testa di quel Lucian, ma l'importanza che si dà a questo campione in questo momento è tale e la merita decisamente. Siamo arrivati in uno stato di gioco in questo mid game dove le schermaglie, il potere di schermaglie di Nonshin diventa quel pugno da KO che devi assolutamente rispettare. Lucian, Akali, Olaf e Renekton sono probabilmente, se non nel momento, in uno dei momenti di partita dove il loro vantaggio si sente maggiormente. E guarda questa gold lead da che aveva toccato quasi addirittura 4.000 unità per i T1, i minutaggi decisamente anticipati, adesso riportata sempre più vicina a quello zero. Devi pensare, manca forse un team fight, magari al massimo due, per dare il favore ai Nonshin, ma devono stare attenti. Assolutamente, ancora una volta parte l'aggressione con l'epilogo a breve disponibile addirittura. Rich trova la prima uccisione, a seguire persino Gori. Su Kera stesso, Faker ci mette la pezza. Su Peanuts cade così il jungler, ma in ogni caso il vantaggio è ancora lato da Nonshin Red Force. Doctam, Rich, Gori, grazie anche a Yumi, questo Kellyn con questa Yumi sta facendo un lavoro pazzesco.
Come si potrebbe cercare il miracolo dello steal, ma deve stare molto attento. Non c'è uno smite dall'altro lato, ok, però ci sono tanti danni dietro quei cespugli, forse è meglio se questo drago viene lasciato. E sarà soul point, quindi, per Inoxim. Una schermaglia, cosa dicevo, guarda il gold adesso, parità. Incredibile, rivediamo ancora una volta questo fight, perché sembrava una posizione inizialmente scomoda per Peanut, però questo fight ha fatto molto l'inserimento di Gori, con questo tuffo in avanti, prima parte di Suprema che trova multipli bersagli, il follow-up dei duellanti, dei pestatori, con Renekton e Olaf che si tuffano dentro, e quell'uscita perfetta di Gori, che gli porta a casa la kill, lo porta fuori dal pericolo del danno di Gumayusi e di Faker, e in tutto ciò permette a Lucian di mettere giù danni, di mettere giù aggressioni. La morte di Peanut un po' sfortunata, certo, ma comunque... Il drago è stato trovato, conquistato dai Nongshim, soul point, tra 4 minuti e poco più ci sarà la lotta per l'anima dell'oceano. E l'anima dell'oceano, se guardo la composizione di Nongshim, faccio veramente fatica a pensare a una comp che potrebbe utilizzarla meglio. Brawler come Renekton, come Olaf, il sustain già innato di un campione come Yumi, Lucian e Akali che amano gettarsi nella mischia e sporcarsi di fango con gli avversari, avere un sustain aggiuntivo prolungato da loro sarà importantissimo, infatti Gumayusi a correre verso quel Morello Omicron come secondo oggetto, perché sa quanto è importante. Assolutamente. Ed è pazzesco come l'iniziale vantaggio di questi T1 stia iniziando a sfumare sempre più di fronte all'arroganza, l'ignoranza di questi Nongshin, in senso positivo ovviamente, dove non hanno freni, non hanno limiti, anche se qualcuno per sbaglio cade, continuano, hai parlato, no? Della loro aggressione, no? Della loro aggressività di questi Nongshin, che era la cosa che più ti aveva colpito. Questa forse è la massima espressione del tuo concetto. Già, non hanno paura dei pugni che arrivano loro in faccia, sono ben focalizzati sul loro obiettivo e qualunque sia il modo per raggiungerlo, sembra che riescano sempre a trovare una strada e non importa quanto vengono aggrediti, quanto vengono attaccati, hanno sempre un modo per rialzarsi, pare. Faker è l'unico veramente che monta ancora un vantaggio monetario concreto all'interno della sua squadra, ma abbiamo già visto che non è un vantaggio che ti aiuta molto. Gori aveva già trovato quella solo kill su una situazione economica paragonabile e con questa Kali sempre più minacciosa. Ormai il suo obiettivo non è più nemmeno Faker diretto, l'abbiamo visto lanciarsi nei teamfight non curante delle aggressioni avversarie. Assolutamente. Peanut sta già itemizzando verso la corazza spirituale come secondo oggetto, molto importante, molto efficace, chiaramente vai a amplificare i guarigioni, ce ne sono tante, quella Yumi, quel succhia sangue, il kit stesso di Olaf, un'anima dell'oceano qualora dovesse arrivare, e come ho sottolineato in precedenza, così tanto danno magico da parte dei T1, i due carry principali, Faker e Gumayusi, hanno danno magico dalla loro, se riesci a limitare quella porzione di aggressione, trovi un enorme step up nella tua resilienza, nella tua sopravvivenza nei teamfight. Nongshin penso siano veramente in un'ottima posizione, hanno ripreso la Goldritz pur di qualche unità e adesso si punta l'occhio verso quell'anima. Se riescono a prendersi l'anima, questo game potrebbe essere un enorme ribaltone. Nulla da dire. Una performance pazzesca da parte di Nongshin quest'oggi. Davvero pazzesca. Ed è una conferma della loro incredibile continuità, a prescindere che vincano o perdano comunque questo game, che è ancora recuperabilissimo dei T1, con per appunto un vantaggio che li vede addirittura ancora, perdonatemi, in vantaggio di gold lead per l'appunto. Quindi tutto ancora molto aperto. Per adesso tutto sta andando secondo il ritmo di Nongshin, ma ciò non toglie che basta un pick, qualcuno che cada senza che un Faker o un Gumayusi venga risposto, quindi portato anche lui alla morte, e già in un 5 contro 4 per Nongshin è un pochino più difficile approcciarsi. È vero, questo è molto vero. Hai una composizione che si basa sul fatto di cercare un po' anche di stare insieme, per l'appunto, per questo vedo difficile l'opportunità di presentarsi in maniera scordinata o comunque permettere ai T1 di creare un pick, di trovare un pick. Penso che per i Nongshim sia una di quelle situazioni dove un fight trova il maggior successo quando sei in 5, quando trovi la tua intera composizione, la lanci contro quell'avversaria e sfrutti tutto quell'AOE, tutto quel sustain e questa palla della morte, questa composizione da sfondamento che porti dentro per abbattere i loro avversari. E non mi aspetto ai Nongshim un errore su questa esecuzione, perché come ho detto già più volte durante questa serie, penso che siano consistentemente la squadra nel CK che riesce meglio a seguire le loro condizioni di vittoria, riconoscerle ed eseguirle, e quindi un passo falso sarebbe decisamente poco caratteristico per loro. Pochi secondi a quel drago,
E adesso inizia il timer, adesso inizia la danza della morte attorno all'obiettivo. T1 sono già lì per cercare di prendere un po' di visione, ma presto arriveranno anche i Nongshim. Ecco il TP di Gori. Sono pronti. Attenzione. Qua potremmo vedere il teamfight decisivo della partita. Già. Raggruppamento per quella che sarà quindi l'anima del Rago dell'Oceano. Subito però parte nuovamente l'aggressione, un po' come da replay di quello precedente. Stiamo a vedere per l'appunto. Corsi centrale, Guma Yuzi, teletrasporto comunque disponibile. I Nongshin potrebbero forzare però questo drago, tranquillamente. È difficile cercare di forzare un obiettivo del genere, ci sono tanti danni dall'altro lato. Oh, però subito aggressione su Keria. Tantissimi danni su Keria. Adam segue. Devono stare attenti, non devono fare questo errore. In fuga adesso Peanut non può più fare altrimenti. Deve solo scappare, questo è un grande problema. Infatti Kanna segue molto bene. Troverà quindi l'uccisione, ma guarda le cure, guarda la rigenerazione. Kanna cade, Faker cade, persino Kaz cade. Non ci posso credere. Ancora una volta questi Nongshin Red Force si portano a casa una quasi carneficina. Non ci posso credere. Trust the plan, i Nongshin Red Force hanno una chiara esecuzione del fight. Quanto sono andati vicini, l'hai detto a quell'aggressione. Sembrava un... oh no, cosa sta facendo Peanut? È stato preso fuori posizione. Ma guarda anche il resto della squadra, guarda come Gori va ad aggredire i damage dealer dei T1 per impedire a loro di seguire su quell'esecuzione su Peanut. Faker immediatamente zonato, immediatamente aggredito. Rich si mangia come usi un suo boccone, lo costringe a fuggire e poi va comunque a dargli il colpo di grazia. Gori praticamente da solo elimina due avversari e Peanut con quel sustain, con il succhia sangue, con Yumi, con la corazza spirituale, passa da 100 a metà della sua guardia di HP senza alcun problema. Una gocciolina di sudore gli calca forse la fronte, ma quello era uno di quelle situazioni da tutto calcolato, mio Dio. Nessun problema. E adesso guarda il barone, anima dell'oceano, quasi 4000 gol di vantaggio, una fantastica ripresa. Anima dell'oceano, tra l'altro, con due stack sulla composizione del genere, è il devasto più totale. Ignoranza pura per questo team adesso. Assolutamente, più volte menzionato qui il sustain per questo team è la loro maggior condizione di vittoria. E quelle ferite gravi sono già presenti dall'altro lato e comunque non sembrano aver fatto la differenza. Come lui si può cercare di applicarle anche molto bene con tutta la sua dispersione di danni ad area, l'assedio con questi minion potenziati, soprattutto se proposto su più corsie, sarà difficilissimo da reggere per i T1. Gumayusi sì, può destreggiarsi come meglio riesce con questo Ziggs, ma il resto della mappa soffrirà perché il resto della mappa non ha quel livello di range. E Gumayusi stesso non ce l'ha. E ancora una volta, 4 morti, tutte così sotto la distruzione del generale Dokdam. World class Gumayusi non basta, lui è un generale, l'esperienza sul campo di battaglia ce l'ha, e come? E adesso si va a schiacciare pesantemente, guarda la base aperta, pazzesco. Faker deve trovare la via di casa, altrimenti i Nongshin potrebbero tirare dritto. L'abbiamo visto nel game prima, anche con 15 secondi di mano del barone rimanente, ho detto sai cosa, io un attore del Nexus me la prendo. Teletrasporto richiamato di Faker, ed è importantissimo e necessario, questo è il fight. Casa ancora prima che possa lanciarsi un nemico, viene falciato e guarda però quanto rigenera prima di poter cadere il generale Dokdam, grazie alle cure di Yumi. E ancora una volta Faker in fuga, potrebbe non bastare. Quella stasi purtroppo preannuncerà una carneficina. Nongshin Red Force 2-0. Gumayusi appena tornato in tempo, redivivo per darci un'altra carneficina. L'attendiamo, la vogliamo. E adesso arriverà. No, salverà. Questo mi renderà molto triste. Si va comunque verso il Nexus. Lanciatevi, vi prego. Non si lanceranno. I Nongshin vogliono vincere. Il settimo punto è loro. E con un 2-0 si porterà a casa la serie. Mamma mia, questi Nongshin Red Force. GG. Gran bella serie, gran bella esecuzione da parte loro. Un 2-0 più che convincente. Con due partite che veramente mi rendono molto contento. Io. Questo è un roster strano, è un roster veramente strano da seguire, da guardare, da tifare persino, però è quello che mi sta dando più fiducia nell'LCK in questo momento. È il roster che vedo eseguire in maniera efficiente le loro condizioni, riconoscere come vincere le partite e avere il coraggio di gettarsi nel fango per farlo. Non è la perfezione, non ci sono tutti questi star player, Peanut forse il più noto di questa squadra, quello con pedigree un pochino più ricco, con apparizioni mondiali, ma il resto del team sono giocatori che a più riprese hanno cercato di
farcela in LCK senza riuscirci in maniera concreta, e questo penso sia il loro split, forse non di vincere in LCK, ma sicuramente a questo punto di fare una bella corsa verso il mondiale e trovare una gran bella performance. Perché c'è da menzionare una cosa su come funziona anche la lotta internazionale in un circuito così competitivo. Penso che ci siano delle squadre che per abbattere altri team di LCK siano più indicati di Noxian Red Force. Squadre come la Monkia, squadre come i Gen G. Quando vai ad affrontare altri team di LCK, la dominazione si sente da parte loro. Se sono nell'umore e nella condizione di poter dominare, lo fanno e in maniera convincente. Ma penso che il playstyle che vedo da questi Nongshim, questa disposizione, questo essere disposti a gettarsi a testa bassa e contestare l'avversario quasi mancando loro di rispetto, ma non mancando di rispetto nel senso ho fatto un errore perché non ho rispettato l'oppressione, ma non hanno quel timore reverenziale. E ci sono tante squadre, tanti giocatori in queste LCK che dovrebbero includerlo, ma non lo percepisco da parte loro. Questa è una squadra che non si preoccupa chi sta affrontando, non si preoccupa quanto è altisonante il nome o quanto è spaventosa la composizione. Loro hanno in mente soltanto come arrivare a distruggere quel Nexus, e questo penso sarà un importantissimo asset per loro una volta arrivati su un palcoscenico più grande. E spero vivamente che ci arrivino, perché il livello di performance che ci stanno mostrando è decisamente da top 4, probabilmente da top 3. Li voglio vedere lanciati in questi playoff, li voglio vedere lanciati in un eventuale mondiale. Sono pronto a salire sull'hype train di questi Nongshim. Io voglio un attimo modificare la tua percezione dicendo che più che non hanno il rispetto per un team del genere, credo che non abbiano rispetto per la loro stessa vita. Qui c'è proprio una noncuranza della propria vita, perché le aggressioni che hanno fatto a testa bassa, certo ovviamente consapevoli della tua composizione, perché hai un healer dietro, sei un DPS, qualsiasi mondo GDR tu prendi e ti lanci a testa bassa perché verrai refullato. Ma il fatto che tu riesca a farlo con totale consistenza, come se fosse veramente un PvE, ovvero hai un tank, hai un healer, tiri dritto, hai un... Esatto. Era un dungeon, non so come altro spiegarlo, perché quello che hanno fatto l'hanno fatto sempre. Quante volte l'ho visto, Dokdam? Questo è super. Lo stai veramente azzeccando molto bene, secondo me. È proprio il concetto di PvE, non ti preoccupi degli avversari che ti trovi davanti, ti preoccupi soltanto di come arrivare a quella vittoria concentrandosi sulla tua esecuzione. E se questo deve passare su ridurre l'efficacia avversaria, tanto meglio, ma il più delle volte non c'è quella necessità, non si sente quella necessità. Vediamo semplicemente delle grandi esecuzioni individuali, delle grandi conclusioni. Sono molto contento di vedere questa squadra trovare questo successo, perché è anche una grande storia di crescita all'interno di questa coppia di split di LCK, perché passare da uno spring split con un sesto posto inseguito veramente con il fiatone, afferrato a malapena e poi visti comunque eliminati nei playoff per 3-2, certo, in una serie combattuta, però al primo round, versus adesso la minaccia di attaccare potenzialmente la top 2, perché con questa vittoria ti trovi a pari merito con i Dammonkia a chiudere questa quinta settimana sulle 7-3, con i Gen G a un solo passo oltretutto. Questi Nongshim hanno veramente un gran bel potenziale. Sto già anche sbirciando settimana prossima. Settimana prossima si apre con il botto, perché proprio giovedì, proprio la prima giornata, abbiamo questi Nongshim andare contro i Dammonkia per il secondo posto, lotta per l'argento. Sono galvanizzato da questa performance, perché io sono un nostalgico di professione, quindi vedo i Nongshim, ma vedo anche il loro percorso, vedo il loro spring passato, e vedere un team del genere portarsi a casa tutti questi punti, ma come, soprattutto perché se fossero per, magari dici, sono così fortunati che la gente continua a sbagliare, no? Tipo telefilm, no? Bucce di banana, il volere degli dei dalla loro, no, vincono in questa maniera e le loro vittorie, cerco di stringere velocemente. Allora, i Gen G vincono per magari forza bruta, display meccanici, ed è il loro stile, no? I Dammonkia giocano per metodicità, a volte allungano anche un po' il gaming, arrivano le loro power spike e poi premono il grilletto e vincono la partita. Questi Nongshim Red Force sono difficili, secondo me, da decifrare, perché stanno vincendo proponendo sempre qualcosa di diverso.
E questo lo si può fare unicamente quando hai fatto un lavoro interno di coaching staff e di team tra le persone, che c'è un affiatamento, una sinergia che ti permette di provare queste tipologie di composizione. Perché questo non è uno stile che dici, ah, questo è lo stile non Shinard Force, ma non c'è ancora un vero stile non Shinard Force per un team che fino a 6-7 mesi fa era sul fondo della classifica e le perdeva tutte, tutte rimanendo, yep, se ti ricordi, passivo. Il loro problema era quello, non chiudevano il game, non riuscivano a fare niente. C'è stato un drastico cambiamento. Pazzesco. Dallo Spring al Summer, questa è una squadra che ha veramente ritrovato se stessa, ha ritrovato il come affrontare queste partite. Assolutamente. E questa storia, questa crescita, questa progressione è per me veramente l'highlight di questo split, sì, di LCK. Perché è il resto della classifica, in un contesto, ve l'hai detto, non stanno vincendo perché sono fortunati. E in realtà sarebbe anche facile in una situazione come questo split, dove la classifica è così incasinata, dove ogni settimana succede qualcosa di strano, ogni volta qualcuno che dovrebbe vincere perde, qualcuno che dovrebbe perdere vincere, ma in realtà arrivi la maggior parte dei match dove non hai veramente un'idea chiara di chi dovrebbe portarsi a casa cosa, perché ogni team ha quei momenti brillanti e ogni team ha quei momenti un pochino calanti. Il fatto che non sembra mai che questi Longchim si approfittino di una squadra che sta andando male, che ha avuto una giornata no, anzi, le vittorie di oggi, la prima è stata bella convincente, sparata, combattuta per molto tempo, ma poi in un batter d'occhio hanno preso un vantaggio e lo hanno fatto esplodere. La seconda addirittura in pesante svantaggio in un early game dove i T1 li avevano schiacciati e puniti molto bene, hanno tirato fuori una ripresa giocando attorno a una composizione che di nuovo sembra un pochino tutta loro, appunto, in maniera veramente fantastica. E Doctam ha veramente fatto da generale, da capitano di questa squadra, veramente, con questo Lucian, il primo a lanciarsi in prima linea ogni volta, a proporre un'aggressione fantastica con questa combo di Lucian Yumi che abbiamo visto rinascere con un furore eccezionale. Veramente un'altra freccia che si aggiunge all'arco di questa botta. In Doctam prima ha introdotto Ziggs al meta di LCK, adesso ha riportato Lucian qua dentro con Yumi al suo fianco. Questa è una creatività che, come dicevi, va assolutamente premiata, va assolutamente lodata, e 10 su 12 penso sia una votazione assolutamente meritata. Sì, qua sì. Si parla veramente di gran bella serie e non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederli ancora di più, di vederli sfidare ancora di più. Perché esatto, quel match contro i Dammonchia di settimana prossima me lo sto già pregustando. Ma non solo, ma in generale, per l'appunto, condivido, tu mi vedi ancora più entusiasta proprio, condivido il tuo entusiasmo, siamo tutti quanti entusiasti, perché dal punto di vista di noi caster, soprattutto, che abbiamo un pochino più di, come posso dire, di storico, no? Di queste squadre alle spalle, avendole seguite con più attenzione, analizzandole, studiandole, rispetto magari a uno spettatore che vive la giornata, no? Dell'eSports alla giornata, per l'appunto. Noi invece abbiamo proprio i passati, no? Dove arrivano anche i stessi player, no? Il loro storico di player, cosa vogliono dimostrare, i loro periodi bui, le loro risalite, le loro ripartenze. È vero. Quindi vedere un tipo come Nongshin, il loro cammino sta diventando sempre più anime team, io te lo dico, Moon. Questo è proprio un grosso anime team. Di solito abbiamo avuto gli anime team da prima metà di split alla seconda. Qua si parla da split a split addirittura. È vero. Si parla veramente di hai preso tante di quelle botte, che ti sei allenato per quasi un anno intero, pronto per la stagione 2, la season 2, dove devi risplendere ora. È vero, adesso è l'arco di redenzione di questi Nongshin Red Force. E alla fine, guardando comunque un palcoscenico come quello di LCK, le squadre accanto alle quali si trovano, non diresti comunque che questa squadra è il protagonista dell'anime? Perché guardi comunque Dammonchia, Gen.G, sono nomi altisonanti, sono squadre che sicuramente mostrano delle performance anche a tratti più consistenti, hai un campione del mondo a fianco! Assolutamente, questi sono team da rispettare, quindi magari Nongshim, ecco, non sono il protagonista dell'anime, però sono sicuramente uno di quei personaggi che sta facendo il suo percorso, sta facendo la sua strada, adesso siamo nella loro saga. Questo è un po' il momento in cui la storia cambia direzione, ci concentriamo su di loro, sulla loro crescita, sul loro sviluppo e spero vivamente sul loro mondiale, perché questo è un team che voglio assolutamente vedere premiato con un biglietto di andata per quell'evento, visto che si meritano assolutamente di arrivare a competere, alcuni per la prima volta, alcuni ritornandoci come Peanut, che più volte abbiamo visto arrivare a quel mondiale con casacche diverse, senza mai trovare quel campionato, persino quando l'abbiamo visto arrivarci con i Longzhou Kingson all'epoca, non ricordo nemmeno quale delle fosse, non è andata bene, con i T1 non è andata bene, con gli LGD non è andata bene, a questo giro con i Nongshin, non dico puntare alla vittoria del mondiale, però arrivare lì, portarci una squadra di giocatori che non hanno praticamente mai visto quel palcoscenico e arrivarci con una storia fantastica alle spalle è
è un po' un mezzo sogno per questo team, quindi assolutamente non vedo l'ora di continuare a seguire nelle prossime settimane. Spettacolare, spettacolare, si tinge sempre più di diversi colori, rossi soprattutto, e non di sangue ma di stemmi per questi Red Force questa giornata, che però volge al termine, perché sì, con questa seconda Best of 3, palesemente 2-0-2-0, anche qua un capovolgimento totale rispetto a tutta la settimana precedente e in generale il trend di questo Summer Split. Arriviamo per appunto alla fine, quindi come sempre gli appuntamenti vi ricordiamo, fondamentale perché adesso è terminata la regular season del PG Nations, quindi ci sarà una piccola pausa, piccolissima, per permettere ai team di prepararsi, perché poi si ripartirà con i playoff, avremo winner bracket, loser bracket come sempre, quindi ci sarà un sacco di studio da fare, sia per l'analyst desk sia al caster desk, ci sarà un sacco di show per l'appunto messo in campo da team che puntano alla vetta e poi ovviamente all'accesso di quella EUM. Però detto ciò, per l'appunto questa settimana non avremo quindi il PG Nationals, non ci saranno quindi trasmissioni tutti i giorni, avete le giornate in cui potete anche andare a ricercare magari partite vecchie, visto che qualcosa va recuperato nel tempo libero, però per oggi, per questa settimana, ormai visto che è domenica, le partite sono finite. C'è in realtà un'altra partita molto importante quest'oggi da disputare, anche se non sulla landa degli evocatori, penso che sappiamo tutti a quale mi sto riferendo, quindi mi raccomando, allo stesso modo con cui lanciate la vostra energia e il favore per i vostri beniamini sulla landa, lo possiamo fare anche sul campo di Wembley questa serata. Esattamente, quindi con questo augurio, sperando che anche stasera si tinga di azzurro il cielo, anche se è di notte, ma lo tingiamo comunque di azzurro senza lacrime. Noi quindi ci portiamo i saluti da D2 Noise, Moonboy e PG Esports. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e poi ovviamente un buon fine weekend. Thank you.